La prova del cuoco. Antonella Clerici in lacrime per Fabrizio Frizzi. Piangono tutti. Antonella Clerici scoppia a piangere alla prova del cuoco mentre ricorda Fabrizio Frizzi. E quanto successo nella puntata che è andata in onda oggi, martedì 27 marzo 2018. Dopo lo stop ieri al palinsesto, stamattina il programma di Rai 1 ha aperto con la canzone di Toy Story, Un amico in me, al posto della sigla. La Clerici è entrata in studio visibilmente commossa e, in lacrime, ha così commentato la notizia della morte del conduttore: non riesco neanche a parlare da due giorni. Sono passata poco fa dallo studio dell'eredità e c'è un tavolino con dei fiori che la gente comune e chi lavora qui ha lasciato con scritto: ciao Fabrizio. Qui c'è un silenzio surreale e vorrei trasferirvi questo a casa, dato dalle persone che a Fabrizio hanno voluto davvero bene. Piangono tutti, dal guardiano al direttore generale, non c'è differenza. Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi alla prova del cuoco, diceva: quando registro l'eredità sono felice, e dopo che ieri, insieme a Carlo Conti, si è recata in ospedale per l'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi, oggi Antonella Clerici con il pubblico della prova del cuoco ha voluto condividere anche il suo personale ricordo del presentatore e amico scomparso. Queste ultime settimane, ha detto la conduttrice in diretta TV, non sono state facili per lui. Vedevo un po' il suo stato di salute, una grande lezione di vita, diceva sempre, quando vado in onda, quando sono lì a registrare l'eredità e quando penso al pubblico a casa e a quello che riesco a dare io sono felice. Per lui venire a registrare era un motivo di vita e di gioia, per questo tutti noi l'abbiamo assecondato anche quando magari stava meno bene. Antonella Clerici e il suo discorso alla prova del cuoco di oggi: continuiamo per te, Fabrizio. Del resto, si tratta di giornate difficili in Rai e soprattutto per chi, oltre a dover fare TV nonostante la tristezza, era anche amico sincero di Frizzi. E il caso della Clerici, che oggi ha trovato comunque la di andare in onda, spiegando lei stessa come ha fatto, anche se mi costa tantissimo essere qui. Ha concluso la presentatrice di Rai 1 nel suo discorso alla prova del cuoco: ho pensato a lui, che è stato qui malgrado tutto quello che aveva. E allora andiamo avanti a fare il suo lavoro che è quello che lui avrebbe voluto. Continuiamo per lui, Fabrizio, per te.